webinar di oggi e avviamo la registrazione. Grazie molte. Allora, vi do ufficialmente il benvenuto a questo webinar dedicato al servizio civile digitale, in particolare a come partecipare alla policy nazionale. Quindi questo webinar, come sapete, è rivolto alle organizzazioni che fanno parte della coalizione nazionale per le competenze digitali e anche agli altri enti interessati all'iscrizione all'albo del servizio civile universale. In questo webinar presentiamo quindi la policy nazionale di servizio civile digitale che per il periodo 2022-2025 è attuata nella misura 171 del PNRR e quindi in particolare vedremo proprio, illustreremo alle organizzazioni interessate come partecipare attivamente all'iniziativa. Come sapete tutti, il Servizio Civile Digitale è un'iniziativa promossa congiuntamente dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Passo quindi a presentare i relatori del webinar di oggi. Quindi avremo un'introduzione da parte della dottoressa Laura Massoli, che vedete in video, è la direttrice dell'Ufficio per il Servizio Civile Universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Dopo la sua introduzione sarà la volta del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. E vedremo Nello Iacono, poi Luca Artesi e Paolo Martinelli che ci parleranno proprio delle opportunità e obiettivi della misura 171 del PNRR, in particolare proprio sul servizio civile e facilitazione digitale. Sarà poi la volta di Silvia Losco del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, con la quale vedremo in particolare proprio il programma quadro del servizio civile digitale e le modalità di adesione. Come sempre, questo webinar è registrato e troverete il link alla registrazione e anche tutti i materiali presentati nella scheda di Eventipia a partire dalla quale vi siete iscritti. Vi invito a scrivere in chat tutte le domande che volete porre ai relatori. Alla fine del seminario avremo una sessione domande e risposte nella quale i relatori quindi saranno disponibili a rispondere alle vostre domande. A questo punto do la parola alla dottoressa Massoli. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai partecipanti, ai colleghi del Formez e del Dipartimento Trasformazione Digitale con cui, appunto, come è stato detto, collaboriamo per la realizzazione di questa iniziativa sul servizio civile digitale. La mia sarà solo una brevissima introduzione volta appunto a spiegare un po' lo spirito di questo lavoro congiunto, di questa iniziativa congiunta tra il nostro Dipartimento e il Dipartimento della Trasformazione Digitale. E mi fa molto piacere che abbiamo potuto vedere, condividere il video sul servizio civile universale che un po' ha mostrato in maniera molto sintetica quali sono i valori fondanti del servizio civile universale che come sapete è un'esperienza per i ragazzi, un percorso personale oltre che professionale volto a sviluppare l'impegno civico, l'educazione alla cittadinanza e alla pace e alla difesa non violenta. Questi sono, come sapete, i valori fondanti del servizio civile e il nostro Dipartimento, già a partire dal 2020, ha voluto avviare in collaborazione col Dipartimento per la Trasformazione Digitale questo lavoro comune sul servizio civile digitale, quindi con l'idea di mettere a sistema e integrare in qualche modo in forma sinergica quelli che erano e che rimangono appunto i nostri valori fondanti con l'ambito e con la sfida della digitalizzazione, con l'idea di costruire questa figura che verrà poi appunto presentata anche dai colleghi che seguiranno del facilitatore digitale, che è un po' la figura centrale dell'iniziativa sul servizio civile digitale. Quindi appunto l'idea che è sottesa a questa iniziativa comune è quella di sostenere, diciamo, l'inclusione digitale nell'ambito di un percorso che rimane poi un percorso di servizio civile universale, quindi mettendo a sistema quelli che ne sono i valori fondanti con il tema delle competenze digitali, il tema della certificazione delle competenze rispetto al framework europeo DigiComp e quindi diciamo l'idea di arricchire anche con ambiti di professionalizzazione digitale quelli che rimangono gli elementi chiave del percorso di servizio civile. E questo diciamo già attraverso un lavoro comune che è partito già prima del PNRR alla fine del 2020 e che ha visto una sperimentazione
coinvolgendo sempre i nostri due dipartimenti, e i ragazzi, gli operatori volontari che sono stati poi alla fine selezionati per questa attività di sperimentazione nell'ambito sempre del servizio civile digitale, sono partite in queste settimane e abbiamo proprio la settimana scorsa ho partecipato ad un incontro presso un nostro ente di servizio civile che ha coinvolto appunto degli operatori dei volontari, quindi dei ragazzi che avranno il ruolo di facilitatore digitale rispetto agli enti presso cui lavoreranno e anche rispetto ai cittadini che sono, lo ricordo, i destinatari finali di questa misura attualmente finanziata col PNRR, e quindi diciamo questi primi 1000 operatori volontari stanno già avviando la propria attività nei diversi progetti che sono stati selezionati nell'ambito della prima sperimentazione. Ora, come è stato detto, lavoriamo nell'ambito del PNRR, quindi avremo 3 cicli fino al 2025. Il primo ciclo è già in corso con il bando rivolto agli operatori volontari che si chiude il 30 settembre e a breve sarà pubblicato il secondo avviso nell'ambito appunto del secondo ciclo PNRR. In questo quadro per noi appunto è importante, sempre nell'ottica di creare sinergia tra questi due ambiti, no? L'ambito del servizio civile e quello poi della digitalizzazione attraverso questa figura del facilitatore digitale e anche attraverso lo sviluppo di competenze digitali per gli enti, è importante creare questa commissione di saperi e quindi ampliare un po', come vedremo appunto negli interventi che seguiranno, anche la platea dei soggetti che possono contribuire, pur rimanendo chiaramente ferme le regole dell'iscrizione all'albo, però appunto vedremo che ci sono delle possibilità di partenariato, di accordi di rete, a cui appunto soggetti portatori anche di competenze specifiche nell'ambito appunto del digitale possono contribuire alla presentazione di programmi e progetti nell'ambito dell'avviso che uscirà a brevissimo e comunque entro l'anno. Quindi questo è un po' il senso di questa giornata che è anche appunto del lavoro comune che facciamo con il Dipartimento della Trasformazione Digitale, che è volto a questa commissione di saperi e a questa integrazione tra l'ambito del servizio civile universale e appunto quello del digitale. Grazie e buon webinar anche da parte mia a tutti. Perfetto, grazie molte dottoressa Massoli. Quindi adesso vediamo col Dipartimento Trasformazione Digitale proprio l'aspetto del digitale all'interno del Servizio Civile Universale. Quindi do la parola a Nello Iacono che vedo in video. Prego Nello. Grazie. Paolo, se puoi già subito condividere le slide così partiamo subito con la nostra parte. Io faccio solo un piccolo quadro della situazione. Come Dipartimento, per noi questa misura del servizio civile digitale è ovviamente fondamentale e vediamo come si inquadra nella strategia complessiva. In particolare su questo webinar per noi l'obiettivo importante per questo webinar è quello appunto di fare in modo che le organizzazioni della coalizione, o comunque le organizzazioni che lavorano nel campo della competenze digitali, dell'alfabetizzazione digitale, possano essere messe in gioco, come vedremo, anche con ruoli diversi già a partire dall'avviso che, come diceva Laura Massoli, uscirà entro l'anno. Questo perché secondo noi appunto lo strumento del servizio civile digitale, questa misura che abbiamo pensato, è una di quelle fondamentali, sia perché permette, come si dirà dopo, uno scambio intergenerazionale che per noi è fondamentale, dall'altro lato perché permette sia di sviluppare la figura del facilitatore, ma anche di dare in molti territori la possibilità appunto di dare il supporto giusto alla cittadinanza. Giusto per riepilogare un po' il quadro in cui si inserisce questa misura e perché l'abbiamo fatta partire, perché l'abbiamo concepita prima a livello sperimentale e poi inserita nel PNRR,
ovviamente la situazione di base è quella che conosciamo e che è stata in qualche modo confermata dai dati Eurostat 2021 che poi hanno fatto da base per il DESI. Le competenze digitali, almeno di base, non sono possedute dalla maggioranza degli italiani e diciamo questo problema non è specifico di una fascia d'età, ma le attraversa tutte, con ovviamente dei picchi lì dove ci sono delle condizioni di svantaggio. E quindi da questo punto di vista l'idea di trovare un'integrazione con le azioni del servizio civile universale nasce anche dal fatto che si può integrare sempre di più l'assistenza e il supporto ai cittadini con anche un intervento per lo sviluppo delle competenze digitali, per l'alfabetizzazione digitale, altrimenti si rischia un'esclusione digitale di una parte importante della popolazione, ed è quello che soprattutto in questo momento di accelerazione della trasformazione digitale, della messa a terra dei diversi servizi digitali pubblici ma anche privati e in qualche modo l'accelerazione che abbiamo avuto anche per le misure legate alla pandemia rischia di essere abbastanza tragico per il nostro paese. Quindi questo è un punto chiaramente fondamentale e su questo abbiamo intenzione di portare avanti più misure, di cui questa è sicuramente una delle più importanti. Se vai avanti, Paolo. Il quadro d'azione è quello che conoscete della strategia nazionale per le competenze digitali e in particolare quello di cui stiamo parlando è relativo all'asse 4 delle competenze digitali per i cittadini. Questo è un quadro di riferimento di azioni e indicatori che fa riferimento al piano operativo pubblicato nel fine del 2020. Tra qualche settimana avremo il nuovo piano operativo che recepisce anche le azioni finanziate dal PNRR, però fondamentalmente il quadro è questo rispetto agli assi di intervento, e l'asse dei cittadini è uno di quelli che ovviamente diventa quasi trasversale rispetto agli altri, dato che stiamo parlando di competenze di base per tutti. Se vai avanti, e così andiamo. Il programma complessivo quindi punta rispetto alle competenze digitali dei cittadini ad arrivare dall'attuale 46% al 70% nel 2026. Questo abbiamo scritto anche nella strategia Italia Digitale 2026 e quindi trasferita anche come obiettivo complessivo poi di prospettiva rispetto al PNRR, ed è tutto allineato agli obiettivi condivisi in sede di Commissione Europea, dove sapete che siamo l'obiettivo dell'80% della popolazione con competenze digitali almeno di base per il 2030. Quindi è un obiettivo che ovviamente si realizza attraverso più azioni e integrate. Nel piano operativo ci sono le indicazioni delle azioni sia portate avanti dalle istituzioni, quindi queste anche che sono inserite nel PNRR, ma anche diciamo tutte le iniziative della coalizione nazionale, quindi tutte le iniziative che già state portando avanti, e che è importante, fondamentale per noi che si integrino con le azioni istituzionali. Il compito, la missione di Repubblica Digitale per quanto riguarda diciamo così, l'attuazione del piano operativo è proprio quello di favorire l'integrazione
delle diverse esperienze, ricchezze e competenze proprio per riuscire in maniera più ricca e più rapida a raggiungere gli obiettivi. Per cui sia la misura della rete dei punti di facilitazione digitale che tende, come dirà poi Luca Artesi, a portare omogeneamente sul territorio i punti di facilitazione digitale, avendone 3.000 su tutto il territorio, sia il servizio civile digitale che tende a favorire l'intervento del non profit, quindi le associazioni del terzo settore, oltre che la pubblica amministrazione, per far sì che ci sia un dispiegamento di iniziative sulla facilitazione digitale, sono delle misure che si animano e puntano al fatto che appunto questa integrazione con esperienze già in corso sia valorizzata. Tra l'altro entrambe le misure non fanno altro che cercare di rendere generale dei modelli che sono basati su esperienze che in questi anni hanno dato i loro risultati e che abbiamo pensato in questo modo di portare a modello generale proprio per riuscire a scalare rapidamente queste esperienze di successo a livello nazionale. Quindi lascio la parola adesso a Luca Artesi che entra più nel dettaglio di queste due misure PNRR che appunto sono state concepite come delle misure aperte per l'integrazione di altre esperienze proprio per favorire e spingere l'attenzione generale nazionale su questo tema delle competenze digitali di base dei cittadini. Prego Luca. Grazie. Sentite, sì. Ok. Allora, complessivamente noi gestiamo direttamente queste due misure del PNRR più una terza misura che adesso sta partendo col fondo complementare, il Fondo Repubblica Digitale, quindi un totale di circa 500 milioni di risorse del PNRR. Però non siamo gli unici, diciamo, la trasformazione digitale è un tema trasversale che riguarda molti, non solo la pubblica amministrazione, non solo i cittadini, ma riguarda molti, tutti i servizi, tutti i ministeri, diciamo, sono interessati da queste iniziative e dai fondi del PNRR. Per cui il 27% delle risorse del PNRR, quindi circa un quarto, quindi dei 200 miliardi, hanno a che fare con la trasformazione digitale, riguardano il Ministero della Salute, riguardano la giustizia, riguardano il MISE, riguardano il turismo, la cultura e riguardano un po' tutti. Per cui il tema delle competenze è un tema che non riguarda solamente noi, ma è un tema trasversale, un tema che riguarda tutti. E quindi è un tema estremamente, estremamente importante, sempre, sempre più importante. In particolare il servizio civile digitale vale 60 milioni, 60 milioni in quanto include, diciamo, un servizio previsto per circa 10.000 giovani volontari, in particolare 9.700. Quindi, poiché ciascun volontario percepisce come, diciamo, in tutto il servizio civile universale un rimborso spese di circa 450 euro al mese, poi sarà più preciso il Dipartimento delle Politiche Giovanili, quindi circa 5.000 o oltre 5.000 euro l'anno, chiaramente finanziando 10.000 giovani sono oltre 50 milioni, più ci sono tutti i costi, diciamo, di quello che mettiamo a disposizione di un programma di formazione molto ricco che porterà i giovani volontari a avere anche la possibilità di una certificazione delle competenze a livello 5 dello standard europeo del Digicomp. Anche gli enti saranno coinvolti nella formazione, in programmi di capacity building. E poi stiamo predisponendo una piattaforma di monitoraggio e di condivisione delle conoscenze
a disposizione di tutti, diciamo, gli stakeholder, quindi a disposizione degli enti, a disposizione dei volontari. Poi Paolo Martinelli più avanti entrerà più in dettaglio in questo. Quindi, diciamo, è una misura che va ad arricchire, va a sviluppare quello che è il normale servizio civile universale, e fornisce degli strumenti specifici, perché non ci dimentichiamo che il PNRR ha degli obiettivi, ha delle milestone e ha dei target. Questo caratterizza il PNRR. Quindi qui vedete un po' la tempistica complessiva del servizio civile digitale, quindi è un progetto su tre cicli, ora è in corso il primo ciclo, e il motivo per cui siamo qui è che stiamo lavorando al secondo ciclo. Secondo ciclo, il cui bando dovrebbe uscire a novembre circa, e chiaramente da qui a novembre, i prossimi due mesi, l'obiettivo è aumentare il numero degli enti, dei progetti e degli enti partecipanti al prossimo ciclo. Abbiamo degli obiettivi numerici definiti dal PNRR. Nel primo ciclo avevamo un obiettivo di 2.400 volontari e ne abbiamo, poi alla fine ne stiamo lavorando su 2.160, quindi abbiamo un deficit di 2.40 dovuto al fatto che questo, a vari fattori, il fatto che questo primo ciclo si è sovrapposto anche a un progetto pilota che era partito precedentemente, e anche al fatto appunto che gli enti del servizio civile universale, non tutti, chiaramente essendo la prima volta che si fa il servizio civile digitale, non tutti hanno le competenze, hanno la conoscenza necessaria, ed è anche per questo ovviamente che ci stiamo rivolgendo per arricchire gli enti partecipanti ad enti che invece sono più diciamo attinenti all'ambito di competenze richiesto. Il prossimo ciclo è più ambizioso, è previsto appunto di iniziare a lavorarci entro fine anno per poter partire a giugno, poiché anche abbiamo delle milestone, abbiamo una milestone a giugno 2023, e prevede 3.400 volontari più i 240, diciamo, del recupero del ciclo precedente, quindi sono 3.700 circa volontari, quindi da qui l'esigenza appunto di arricchire sia i progetti e il numero degli enti partecipanti, e anche fare dei progetti più grandi. In partenza, poiché eravamo in una fase sperimentale, siamo partiti con dei progetti piccoli, e anche per coinvolgere enti piccoli e medi, e chiaramente adesso c'è bisogno anche di crescere come numerosità, come dimensione dei progetti. Il terzo ciclo poi partirà nel prossimo anno. Andiamo all'ultima slide, questa qua. Quindi, come dicevo, in particolare questo secondo ciclo, noi stiamo predisponendo i sistemi di monitoraggio e i materiali di formazione, che saranno pronti appunto per novembre per l'avvio. L'avvio del primo ciclo, e in parallelo partire con l'avviso per gli enti, che poi prevede, c'è tutta una serie di attività da svolgere che più avanti credo che Silvia Losco spiegherà più in dettaglio, e comunque tra avviso degli enti, selezione dei progetti, bando per i volontari, selezione dei volontari, si arriva appunto a giugno 2023, che è la scadenza prevista, e quindi è necessario rispettare questi tempi e questi numeri, perché sono quelli, diciamo, pianificati all'interno del progetto. Direi che questo è un po' tutto. Se poi ci saranno domande, possiamo dare ulteriori spiegazioni, e quindi passo la parola a Paolo Martinelli. Grazie mille Luca, grazie Nello, buongiorno a tutte e a tutti. L'obiettivo della presentazione che segue è fornire alcune informazioni utili a illustrare la visione e le opportunità offerte dalla policy di servizio civile digitale, che viene implementata appunto attraverso questi programmi e progetti di facilitazione digitale presentati
dagli enti. L'obiettivo generale di questi servizi di facilitazione digitale, come abbiamo già raccontato, è l'accrescimento delle competenze digitali per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva. I servizi di facilitazione digitale possono essere descritti come attività di supporto individuale rivolte ai cittadini per operazioni base, come ad esempio inviare un'email, cercare informazioni sul web e accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Cioè, per accompagnare nell'uso di servizi digitali pubblici e privati, la popolazione che non accede a internet, che come abbiamo visto dai dati in Italia è una fascia significativa, o che non vi accede con frequenza e in modo autonomo. Attualmente questi servizi vengono offerti prevalentemente attraverso le biblioteche o altri sportelli pubblici o privati, come le sedi dei comuni, delle associazioni attive sul territorio, che divengono così dei presidi di facilitazione digitale. Ma i punti di facilitazione possono poi essere attivati anche negli ospedali, nelle scuole, nei centri anziani e nelle università. Possono essere servizi itineranti che prevedono attività a sportello, oppure una modalità proattiva verso la popolazione che intendono servire. Le modalità organizzative infatti variano in ciascuna realtà territoriale, in particolare rispetto a modalità di prenotazione, gestione degli spazi, dotazioni tecnologiche e tipo di assistenza offerta, ma l'elemento invece comune a tutti i presidi è la presenza del facilitatore digitale, che nel nostro caso è un giovane volontario del servizio civile che mette a disposizione le sue competenze e il suo tempo per promuovere l'inclusione digitale dei cittadini. Il facilitatore, il volontario facilitatore, è soggetto a un percorso di formazione finalizzato all'acquisizione sia delle competenze tecniche, diciamo, sia che delle digitali, diciamo, sia delle competenze relazionali, che sono oltremodo fondamentali. Oltre a una formazione generale e a un momento di confronto previsto dal programma presentato dall'ente, si prevede infatti un percorso di formazione specifica a distanza, a cura dei dipartimenti coinvolti, di cui diremo meglio nelle prossime slide. Gli enti che partecipano al bando presentano un programma che è articolato in uno o più progetti che dovranno essere sviluppati secondo una delle due tipologie di servizi da realizzare. La prima tipologia prevede la realizzazione o il potenziamento di un servizio operativo di facilitazione digitale presso l'ente, e fanno parte di questa tipologia i servizi realizzati da soggetti pubblici e privati che già effettuino attività di facilitazione digitale attraverso, per esempio, punti di assistenza digitale già operanti nell'ente, oppure servizi che si intende realizzare ex novo come sostegno delle proprie attività di assistenza all'utenza. All'operatore volontario viene pertanto richiesto di effettuare le attività di facilitazione digitale inserendosi in un gruppo di lavoro esistente o da attivare per svolgere il servizio. La seconda tipologia invece prevede la realizzazione di un servizio di facilitazione digitale attraverso un'attività di educazione digitale. Queste sono vere e proprie attività di formazione e diffusione della cultura digitale che vanno oltre i servizi erogati dall'ente. Ad esempio, possiamo pensare a un ente che non ha direttamente a che fare con l'erogazione di identità digitale, che però fa formazione su cosa si intenda per identità digitale e su come ottenere delle credenziali SPID, ad esempio. Queste attività orientate all'educazione digitale possono essere rivolte in generale alla comunità territoriale di riferimento, oppure essere focalizzate su particolari categorie target, con una specifica attenzione ai soggetti esclusi o a rischio esclusione dalla transizione digitale per età, opportunità, anziani, NEET o insomma altre fasce a rischio. Ci sono già delle esperienze di questo tipo, come dicevamo prima, sono dislocate sull'intero territorio nazionale e sono molto diverse tra loro in base sia alle esigenze del territorio che alla tipologia dell'ente. Si contano, prima dell'avviso sperimentale, contavamo circa 700 servizi
di facilitazione digitale. Hanno come base dei punti fisici e delle sedi definite, al di là del fatto che alcune forme di assistenza possono poi essere realizzate anche in remoto, tramite telefono, tramite messaggeria istantanea. Quindi possiamo ora vedere un modello di quello che esiste già, perché può essere un utile riferimento per un'eventuale nuova progettazione. Un primo esempio è quello in cui progetti e punti di facilitazione digitale sono connessi a una rete regionale. Questo tipo di modello permette di avere delle forme centralizzate di supporto, come un catalogo formativo, un sito web che in qualche modo sia in grado di connettere tutte le sedi fisiche, ad esempio per i processi di prenotazione. I servizi prevedono entrambe le tipologie presentate di facilitazione e educazione digitale, e l'estensione della rete di collaborazione permette di avere un'importante disponibilità di spazi e device digitali, oltre a un forte scambio, una forte possibilità di scambio informativo. Anche il modello a iniziativa comunale consente di pensare a più punti di facilitazione che seguono lo stesso modello di funzionamento, oltre alla possibile connessione di questa esperienza specifica con altri servizi erogati dal comune o dai municipi e i quartieri, come l'anagrafe, l'ufficio relazioni con il pubblico o i servizi sociali, le cui esigenze ovviamente sono in stretta correlazione con la possibilità che il cittadino utilizzi appieno i servizi digitali della PA. In queste pratiche c'è una forte focalizzazione sull'esperienza personalizzata, ma si può pensare anche al ruolo fondamentale di altri soggetti che entrano nella rete di collaborazione e supportano i comuni nella gestione di corsi della tipologia di educazione digitale, cioè più strutturati in sedi diverse. In questo caso la scelta della sede diventa un tema di target. Si pensi ad esempio ai centri anziani o agli enti di formazione professionale e alla loro utenza specifica. Il terzo caso qui è esemplificato dall'iniziativa di una biblioteca, ma ovviamente vale per rappresentare il possibile progetto di una singola organizzazione, cioè un ente del terzo settore, un'associazione o una piccola amministrazione che si rivolga al proprio bacino di utenza, dando priorità all'assistenza personalizzata. In questo contesto più agile pensiamo che sia possibile differenziare i livelli di intervento rispetto al tipo di esigenze che emergono, e quindi anche i corsi di alfabetizzazione digitale potranno essere progettati in modo più sartoriale, diciamo. Anche in questo caso è fondamentale la collaborazione di una rete per fare in modo che luoghi di aggregazione diversi diventino sedi di percorsi targetizzati. Veniamo ora al percorso di supporto, di monitoraggio e di valutazione, che in parte è una novità introdotta nelle annualità del PNRR rispetto all'avviso sperimentale a cui facevamo cenno prima. Si prevede innanzitutto un percorso di capacity building per gli enti aderenti. Con capacity building intendiamo lo sviluppo, il rafforzamento delle competenze di un'organizzazione in vista di un progetto. E nel nostro caso si tratta di specifici percorsi di potenziamento delle competenze a supporto degli enti che aderiscono e che presentano programmi e progetti. Il percorso prevede una formazione prima dell'avvio dei progetti, che è costituita da 5 webinar per i coordinatori dei programmi e per il loro staff. In questo caso i temi trattati riguarderanno il servizio civile digitale, gli aspetti organizzativi e le possibili modalità per ottimizzare i progetti, nonché il DigComp, cioè il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini elaborato dalla Commissione Europea, e anche le modalità di valutazione di impatto dei progetti. Poi c'è un supporto, sempre all'interno delle attività di capacity building, è previsto un supporto durante la stessa esecuzione dei progetti attraverso degli incontri per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, con un approfondimento degli aspetti o delle aree di miglioramento secondo lo specifico sistema di monitoraggio e valutazione. Poi un incontro interattivo specifico per gli enti in cui non era già attivo un servizio di facilitazione digitale, e un servizio di supporto da remoto per l'interlocuzione su criticità, diciamo, in corso d'opera. Infine,
alla fine, alla conclusione dei progetti, è previsto un confronto, che in presenza oppure online, di discussione sulle lezioni apprese, che è finalizzato al potenziamento del servizio da parte degli enti, oltre che al miglioramento della stessa policy di servizio civile digitale. Per i volontari che partecipano ai progetti, oltre alla consueta formazione generale prevista dal Servizio Civile Universale e al momento di incontro, confronto previsto, che deve essere previsto dal programma presentato, è incluso nell'ambito della formazione specifica questo percorso di formazione da erogarsi a distanza a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. È articolato in un percorso di formazione tramite webinar interattivi sulle attività di facilitazione ed educazione digitale, che vale all'incirca 16 ore per classi, che orientativamente potrebbero essere di 130 partecipanti, dei moduli online su 18 ore, di moduli online di autoapprendimento su facilitazione educazione digitale e competenze digitali legate ai framework europei, un servizio di supporto costante per i giovani volontari che avviene attraverso la partecipazione a un forum online tematico, con cadenza trimestrale ci sarà la partecipazione a webinar interattivi tematici con studio di casi legati alla facilitazione digitale e, come anticipava Luca Artesi, l'esito di questo percorso di formazione è una certificazione delle competenze digitali che il Dipartimento può rilasciare al volontario su richiesta dell'ente, a meno che l'ente non preveda un proprio sistema di certificazione. Tra gli strumenti di supporto stiamo realizzando un sistema per la condivisione di documenti e contenuti formativi, cioè un sistema di knowledge management che sarà utile anche alla costruzione di una community di facilitatori per promuovere lo scambio tra pari e rafforzare l'interlocuzione con i dipartimenti. Il sistema consente la condivisione da parte degli enti di esperienze che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti, cioè best practice, scambi di conoscenze, che sono utili soprattutto agli enti che progettano per la prima volta un servizio di facilitazione digitale. Consente la comunicazione con i diversi organi istituzionali coinvolti e la condivisione e l'accesso a materiale utile per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi. Lo stesso strumento consentirà poi un sistema, prevede un sistema agile di monitoraggio delle attività di facilitazione digitale svolte sul territorio, che quindi consente di raccogliere i dati e mappare i progressi degli utenti attraverso dei questionari già strutturati, che non sono da inventare ex novo ogni volta, monitorare l'efficacia del servizio e l'impatto sui target di riferimento in relazione alle diverse variabili organizzativi, quindi diciamo così attraverso parametri costruiti sui programmi e i progetti presentati, sulle loro modalità di erogazione, sul contesto territoriale e le dotazioni tecnologiche, e elaborare poi reportistica in modo più automatico a supporto dei processi decisionali, incluse analisi predittive sulla base dei dati esistenti che possano orientare l'evoluzione del servizio verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un ultimo cenno invece è legato alla valutazione di impatto dell'iniziativa, perché nel corso dei programmi e al termine delle attività possiamo dire che le competenze digitali acquisite dai cittadini coinvolti verranno rapportate a quelle di un gruppo di controllo composto da cittadini che non hanno che hanno caratteristiche simili ma che non hanno preso parte ai progetti. Questa non è una valutazione dei progetti degli enti, ma è una valutazione dell'impatto della policy, è un sistema di valutazione di efficacia dell'iniziativa in sé, cioè del servizio civile digitale. Grazie mille.
Allora, perfetto, grazie anche a Paolo Martinelli. Allora, mi pare che sia quindi finita la sessione a cura del Dipartimento Trasformazione Digitale, a meno che Luca o Nello non abbiano qualcosa da aggiungere, ma direi che possiamo anche potete rispondere alle domande che sono arrivate in chat alla fine del seminario. Quindi a questo punto do la parola alla dottoressa Silvia Losco, che aspetto di vedere in video, con la quale vediamo proprio le modalità di adesione, sulla quale ho già visto che ci sono diverse domande. Silvia Losco del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Perfetto, prego Silvia. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti chiaramente a questo webinar, non siete pochi e sono contenta di questa ricca partecipazione degli enti della coalizione della Repubblica Digitale. Vi ringrazio per essere intervenuti, è diciamo uno dei primi webinar che abbiamo attivato per, come dire, e sostenere nella partecipazione a un'iniziativa di servizio civile digitale fuori, diciamo, dal contesto stretto, non così stretto in realtà, degli enti che storicamente, insomma, sono si dedicano a questa istituzione della Repubblica che ha delle radici, diciamo, piuttosto importanti, quindi non è un'iniziativa governativa legata a dei finanziamenti specifici, ma è un istituto della Repubblica stabilito dal decreto legislativo 40 che, come in apertura la dottoressa Massoli ricordava e richiamava, fa riferimento a diciamo, come dire, alla volontà, insomma, di sostenere e di promuovere i principi fondanti della nostra Repubblica tra i ragazzi, quindi stimolando proprio l'attenzione e la formazione proprio ai giovani ragazzi. L'Istituto del Servizio Civile nasce proprio come proseguimento naturale di quella che era la vecchia obiezione di coscienza, ma si arricchisce proprio di questo spirito importante teso a fornire anche degli elementi non solo per la cittadinanza attiva, per stimolare la cittadinanza attiva dei giovani, ma anche professionalizzanti. Il contributo che forniamo oggi è proprio quello di stimolo a lavorare ancora nella professionalizzazione, quindi nell'apertura e nella professionalizzazione di questi ragazzi che fanno questa esperienza di vita per 12 mesi e quindi, diciamo, fornire loro dei contributi che siano anche utili per un avvio proprio in un percorso, diciamo, poi effettivamente lavorativo nel futuro. Io ho il mio PowerPoint che cerco adesso di condividere, vediamo un attimino, ci siamo, quindi immagino e spero lo vediate. Okay. Sì, lo vediamo. Sì, lo metto in modalità presentazione. Perfetto. Roberta, vedi se ci siamo. Vedete in modalità presentazione? Penso che sì, ok. Riprendo alcune questioni che sono state già trattate dai colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale, in particolare Luca e Nello Iacono e anche Paolo Martinelli nella parte finale. Quindi stiamo utilizzando, diciamo, dei fondi messi a disposizione della PNRR su un investimento specifico, l'1.7, che mira proprio al potenziamento delle competenze digitali. Chiaramente la chiave digitale entra nel servizio civile come un elemento teso a rafforzare sempre, e qui mi trovo in un'ottima compagnia con la coalizione, il senso civico dei giovani e soprattutto questa predisposizione a far crescere il concetto, proprio i valori della nostra Repubblica. Quindi i pillar principali sono chiaramente quelli della Repubblica Digitale, chiaramente, cioè la strategia nazionale per le competenze digitali e quindi poi il relativo piano operativo, la missione chiaramente uno di digitalizzazione del PNRR e poi il pillar specifico del nostro servizio civile digitale. Vi do dei contesti, nel contesto in cui stiamo operando attualmente sono già attivi 103 progetti che, come i colleghi ricordavano, fanno parte di quello che è il pilota, la prima
prima sperimentazione che abbiamo, diciamo, avviato nel 2020 come avviso agli enti e abbiamo, diciamo, reso implementato quest'anno proprio con l'avvio dei progetti. Ci sono 45 programmi di intervento attualmente attivi in Italia e poco più di 1000 operatori volontari che stanno già facendo il loro servizio civile in ambito digitale. Abbiamo poi avviato un secondo bando, questo è proprio il primo bando, diciamo, finanziato nel ciclo PNRR che abbiamo insomma, condiviso con voi a una durata di 3 anni. Sono 2160 operatori volontari, lascio il dettaglio, insomma, eventualmente lo vedete, siamo riusciti a utilizzare, come dire, a far accedere, diciamo, utilizzare tutte le liste di programmi che attualmente avevano presentato gli enti sia nella sperimentazione che nell'avviso attuale, quindi, diciamo, abbiamo recuperato tutte le progettualità che gli enti avevano comunque proposto al Dipartimento e comunque le abbiamo recuperate, ovviamente quelle positive, quelle dichiarate valide e che avevano superato la fase di selezione. Siamo riusciti quindi, scorrendo le graduatorie, a mettere in campo tutti i programmi che erano stati presentati in quest'ambito. Attualmente 2160 operatori impiantati in Italia, diciamo, sul primo, finanziati dal PNRR, sempre sul servizio civile digitale. Sulle finalità, diciamo, dell'impianto che abbiamo messo attualmente in campo, diciamo, torno solo brevemente per dare intanto una finalità generale, che è quella l'assistenza e soprattutto il target a cui miriamo, no? Cioè 1 milione di cittadini beneficiari dell'attività di facilitazione digitale messa, diciamo, a disposizione dal servizio civile, e questo è con delle attività che sono di assistenza, di formazione, di supporto, diciamo, sul campo. E questo è un target, diciamo, sui cittadini. E vogliamo però coinvolgere, perché c'è un target che è anche quello sui giovani, chiaramente, più di 9.700 volontari, cioè, diciamo, far crescere questa competenza diffusa su 9.700, diciamo, almeno 9.700 volontari da impiegare nel servizio civile. E come avete visto, il nostro conteggio, insomma, ve lo davo nella sta progredendo, ve lo davo nello slide precedente. Gli obiettivi, diciamo, da citare quando si aderisce al programma quadro, no? Quelli che abbiamo scelto come qualificanti nell'ambito dell'Agenda 2030. Sicuramente l'istruzione, quindi un'istruzione di qualità, ma anche il tema della riduzione delle disuguaglianze. Quindi questi elementi che vi do in queste poche slide sono elementi, diciamo, tesi a incanalare un po' i progetti in quelli che sono le giuste dimensioni sulle quali noi poi effettivamente andiamo a valutare gli interventi proposti come idonei, no? Nel quadro del servizio civile. Quindi da una parte il sistema delle competenze, quindi, diciamo, l'obiettivo che attiene all'istruzione di qualità, e dall'altra però sempre il tema portante della riduzione delle uguaglianze, quindi del sostenere, diciamo, sostenere l'integrazione e comunque i valori fondanti della nostra Repubblica. Questi due obiettivi, diciamo, strategici macro, che sono quelli dell'Agenda 2030, alla quale il servizio civile universale comunque fa riferimento. Per quanto riguarda gli ambiti di azione su cui tessere, diciamo, il programma e i progetti che potrete, andrete magari coadiuvando situazioni già in essere, potete stimolare, si tende sempre al rafforzamento della coesione sociale, quindi all'incontro tra le diverse generazioni, all'avvicinamento, tendere proprio all'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Questi sono i temi propri del nostro servizio civile, le finalità proprie del nostro servizio civile in chiave digitale. Ci tengo a rafforzare questo aspetto perché, diciamo, inizialmente, no, c'era un po' il timore che il digitale spostasse l'attenzione sulle tecnicalità, essenzialmente, no? Formazione tecnica, IT,
invece, diciamo, nella chiave del servizio civile, quindi in questo immagino che la coalizione possa, comunque gli enti che fanno parte della coalizione possano, diciamo, anche dare dei contributi proprio in termini anche di temi, di sviluppo di temi, il tema fondante, la finalità fondante è proprio quella del rafforzamento della coesione sociale e, diciamo, quindi il rafforzare, diciamo, temi di integrazione anche tra diversità. Allora, attenzione, ora cercherò di guidarvi, diciamo, in chat c'erano anche molte domande su chi può partecipare, no? E chi può proporre i programmi. Ecco, i programmi di intervento sono aperti, la partecipazione è aperta agli enti iscritti all'albo del Servizio Civile Universale. È un vero e proprio albo, non è un elenco, è un albo che quindi presuppone un'iscrizione e anche un riscontro di requisiti da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili. Quando ci si iscrive in questo albo si deve specificare l'area di intervento in cui si intende partecipare. Ora vi mostrerò quali sono le aree di intervento. Sono praticamente molte, ci sono molti settori e molte aree di intervento, quindi il digitale, che è un po' una modalità di intervenire, diciamo, va comunque inserita in una delle aree di intervento del servizio civile. Qui tornavo sulle attività, ma diciamo i colleghi del Dipartimento vi hanno già offerto degli esempi, no? di progetti che sono attualmente proprio in corso. Le attività e le finalità che trovate qui descritte sono quelle che effettivamente sono incluse nel programma quadro e che tutti i programmi di intervento hanno richiamato nella loro descrizione. Quindi sicuramente promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle competenze dei cittadini, che è un target primario peraltro del nostro intervento PNRR, rafforzare le competenze anche degli operatori volontari e quindi, diciamo, dei partecipanti al servizio civile, il tema dell'inclusione digitale, quindi con supporto, assistenza sul campo alle comunità e anche a particolari categorie di persone. E ultimo, ma non per questo meno importante, ci terrei a sottolinearlo in questo contesto, rafforzare anche le competenze digitali degli enti di servizio civile che attualmente, diciamo, ci hanno dimostrato, diciamo, averne bisogno, no? Storicamente il terzo settore è meno spinto su alcune tipi di competenze che fino ad oggi sono sembrate, diciamo, come dire, trascurabili negli scopi di alcuni enti, degli enti di servizio civile che partecipano e che sono iscritti all'albo. E due le tipologie di progetti, quindi quella di realizzazione e potenziamento di un servizio di facilitazione digitale che ha quelle finalità comunque che vi ho appena descritto, che avete già presente presso il vostro ente, o una tipologia 2 che è realizzare proprio uno scopo educativo, quindi un'educazione digitale, quindi diciamo un impianto più riferibile proprio alla formazione. E vi hanno già i colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale vi ha già descritto le due novità portanti del Servizio Civile Digitale che non sono attualmente presenti sul Servizio Civile Universale, li consideriamo di valore, no? per gli enti, il capacity building agli enti. Ecco, nel Servizio Civile Digitale siamo partiti col voler sostenere, quindi lo facciamo in modo congiunto in questo caso con il Dipartimento della Trasformazione Digitale, ma è una pratica che auspicabilmente cercheremo di estendere a tutti i settori, no? A tutti gli ambiti del Servizio Civile Universale, sostenere un percorso di capacity building, di crescita proprio di capacità da parte, rafforzamento delle capacità da parte degli enti che propongono progetti. Ecco, questo è un'attività importante che sosteniamo centralmente, che accompagna tutto il ciclo di vita dei programmi di intervento, quindi dalla predisposizione prima dell'avviso durante l'esecuzione del programma di intervento e dei progetti fino ad arrivare alla conclusione
diciamo, alla riflessione finale, a conclusione sulle lezioni apprese, a conclusione del programma di intervento e dei singoli progetti. E ci teniamo molto, in modo congiunto, ma anche come Dipartimento delle Politiche Giovanili, perché il sistema del servizio civile si avvale di queste partnership importanti, di questi soggetti fondamentali che sono gli enti, con i quali interloquiamo in modalità diretta e che poi sono quelli che hanno in gestione la formazione dei ragazzi di servizio civile e l'erogazione del servizio civile proprio sul campo, alla cittadinanza, ai cittadini, alle comunità. Per cui, diciamo, far crescere anche le competenze, le competenze degli enti è una finalità anche quella del nostro intervento, e da qui questo anche stimolo che diamo a enti che non partecipano direttamente, che non sono iscritti direttamente all'albo, ma che possono, diciamo, come dire, con una speriamo fruttuosa collaborazione, no? Interagire in modo interdisciplinare per far crescere le competenze del sistema. La formazione poi dei volontari, ecco, questa è una formazione, un percorso di formazione tra online e in presenza, secondo una modalità che è proprio descritta e una quantità anche di ore descritte nelle nostre disposizioni, che viene messa a disposizione dei volontari proprio per far crescere le competenze. Si arriva fino alla certificazione delle competenze, come diceva in partenza la dottoressa Massoli, alla certificazione delle competenze acquisite, che è, come dire, un riconoscimento che gli operatori volontari, i ragazzi, avranno e che potrà essere valorizzato proprio nel curriculum, no? Nella loro forma curriculare, e anche in vista dell'avvio del loro percorso lavorativo. Quindi è un quid in più su quale abbiamo, come dire, speso energie e risorse attualmente. E su questo lascerei, abbiamo già detto molto. Il monitoraggio dei risultati è l'altra novità che è stata già annunciata, che abbiamo messo in campo sul servizio civile digitale, quindi un monitoraggio unitario del programma quadro, e quindi la definizione di alcuni indicatori che sono proprio quelli che richiamavo all'inizio, che sono praticamente indicatori che poi di fatto ci guidano anche nell'azione di sviluppo di queste tre annualità, e sono proprio nel coinvolgimento dei cittadini, diciamo, target sui cittadini e target sugli operatori volontari, e una valutazione dei risultati dei progetti, e su questo ci sarà un sistema proprio di raccolta dei dati, quindi un questionario che stiamo mettendo, come dire, a punto proprio per la valutazione di quelli che chiamiamo risultati. Io voglio virgolettare questa parola risultati dei progetti di servizio civile, perché, diciamo, quando si va in ambito IT, il risultato è qualcosa di tangibile, è molto concreto. Qui il risultato è molto, come vedete, un risultato di coinvolgimento, di stimolo, sia alla cittadinanza su un tema come quello del digitale, che ai ragazzi volontari sul tema del digitale sicuramente, ma anche e soprattutto ovviamente quello dell'aspetto valoriale che sta dietro al servizio civile. E ultimo, ma non meno importante, l'impresa, diciamo, attualmente più difficile, quella di approcciare a una valutazione dell'impatto, no? Di questa policy, di questo programma quadro, e questo lo faremo in modo congiunto col Dipartimento della Trasformazione Digitale, andando proprio a tentare di monitorare anche sul lungo periodo cercheremo anche l'occupabilità dei volontari, cioè questo potenziale che ora diamo ai ragazzi, diciamo, andremo un pochino nel medio periodo a osservarlo e a vedere se fornisce effettivamente un advantage in termini di occupabilità. E come aderire al programma quadro? Allora, intanto vi do gli ultimi due avvisi, e questi sono i link, li troverete poi nella documentazione, sono i link
diciamo degli avvisi, perché lo schema di riferimento dei nostri avvisi in un certo senso è consolidato e quindi chi vuole partecipare all'avviso farebbe bene a vederli, no? Perché insomma di fatto è questo l'impianto al quale faremo riferimento anche per le prossime annualità e per i prossimi avvisi. L'avviso, come veniva detto, sarà sicuramente entro l'anno e auspicabilmente entro novembre, diciamo, quindi stiamo come dire stretti già preparando quello che sarà la prossima pubblicazione. Quindi vi invito comunque a vedere i due avvisi già usciti, in particolare quello del 25 gennaio 2022 che si riferisce proprio alla prima annualità PNRR. Non sarà lo stesso avviso, l'avviso sarà customizzato, sarà rivisto alla luce di alcune considerazioni che abbiamo comunque maturato sia in seno al al team che sta conducendo questa attuazione della misura, che è il team congiunto del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile con il Dipartimento della Trasformazione Digitale, ma anche in base ad alcune considerazioni che emergono nell'organismo che consultivo che detiene gli indirizzi anche e la governance di tutto il sistema, che è la Consulta Nazionale del Servizio Civile. I programmi di intervento che voi potrete presentare in risposta all'avviso chiaramente saranno costituiti, no? Saranno formati da progetti veri e propri e attualmente sul sito del Dipartimento trovate tutti i soggetti che sono titolati a poter presentare e rispondere ai nostri avvisi. Okay, quindi l'albo, ecco qui ho dato, ma più tardi in un'altra slide vi farò vedere proprio come entrare nell'albo, quindi come vedere chi attualmente può presentare programmi e rispondere ai nostri avvisi. E come potrete voi attualmente entrare, no? Entrare in questo sistema. Vi mostro la modalità più semplice. La modalità più semplice è quella di partire con una sinergia, no? Stimolare una sinergia con un ente che già è titolato a presentare, un ente titolare. Nell'albo esistono enti titolari ed enti di accoglienza. Gli enti titolari sono i soggetti che possono presentare programmi di intervento. Chiaramente gli enti di accoglienza saranno tutti gli enti che sono iscritti all'albo e che possono avere nelle loro sedi i ragazzi volontari per l'esercizio del servizio civile. Voi potrete entrare semplicemente mettendovi in contatto, quindi in una forma di partnership o di rete, e mettendovi in contatto diretto con gli enti di servizio civile che già sono iscritti all'albo. Vi mostrerò tra breve come andare a individuare, no, per area geografica o per settore di riferimento, gli enti già iscritti che hanno titolarità a presentare programmi di intervento, e potrete con loro stabilire dei rapporti di rete o di partnership. Se stabilite un rapporto di rete, potrete operare con il titolare di un accreditamento a livello di programma di intervento. Quindi potrete congegnare, quindi programmare nel senso di coniare il programma di intervento, e fare quindi un stimolare una coprogrammazione con un ente già di servizio civile, che già opera nel servizio civile. Ovviamente il vostro apporto sarebbe molto stimolante per l'ente iscritto già all'albo, in quanto portate ovviamente una competenza specifica sul tema, no, della Repubblica Digitale, sul tema del digitale inteso proprio come inteso nella coalizione, E si può entrare anche a livello di partnership. A questo punto voi entrate a livello di progetto, quindi proprio la progettualità singola inserita nel programma, e quindi l'esercizio è quello di una coprogettazione quindi mirate a una serie di interventi che proprio possono essere sul territorio, su finalità specifiche, su sedi specifiche.
Quindi la modalità di attivare la rete o la partnership, che ovviamente non entrambi, ma o la rete o la partnership, è attualmente già possibile, potete farlo da oggi stesso tramite un accordo con un ente già iscritto, ok? L'ente già iscritto all'albo di servizio civile in cui dovrà poi presentare un programma nel quale chiaramente mette in evidenza il livello di rete o il livello di accordo di rete o il livello di partnership che ha stabilito con un ente, diciamo, eventualmente della coalizione. Le reti, quindi, torno su questo, operano a livello di programma di intervento, possono essere costituite quindi da soggetti non iscritti all'albo che operano sul territorio, e devono essere comprovate da un accordo che è sottoscritto dall'ente proponente il programma e quindi l'ente che ha la titolarità sull'albo e diciamo è l'ente eventualmente che decide di sottoscriverlo, l'ente in questo caso per esempio della coalizione. E chi proporrà poi il programma di intervento in risposta all'avviso? Sempre l'ente titolare dell'accreditamento e dovrà chiaramente darci evidenza della sottoscrizione del vostro accordo di rete, mandandolo. Effettivamente il Dipartimento ne avrà, delle politiche giovanili, ne avrà evidenza, diciamo, proprio tramite l'esame dell'accordo di rete. In modo analogo potrà essere stabilita una partnership a livello di progetto, anche qui l'ente titolare può stabilire una partnership con voi non iscritti all'albo di servizio civile. E chiaramente, ripeto, non si può contemporaneamente, diciamo, partecipare in coprogrammazione e in coprogettazione, quindi scegliete un taglio. E, attenzione, nel caso del progetto siamo in un ambito ovviamente più implementativo, quindi lì l'accordo di partenariato dovrà precisare, diciamo, esattamente, voglio dire, in che ambito, non solo l'ambito generale, ma qual è il prodotto e il servizio che il partner potrà mettere a disposizione, diciamo, del progetto e quindi e specificare proprio non solo l'ambito macro di azione, che è invece tipico del programma di intervento, ma andare proprio a specificare che tipo di attività si intende sviluppare nell'ambito del progetto. E due parole sull'albo, che diciamo per anche qui accompagnarvi eventualmente anche in un'iscrizione. L'albo è un registro gestito dal Dipartimento delle Politiche Giovanili che attualmente ha 440 enti titolari e più di 15.000 enti di accoglienza. E chiaramente agiamo, lo vedete da qui dai numeri che sono di giugno, più di 63.000 sedi su tutta Italia. Quindi è un albo molto importante che va a qualificare quali sono i soggetti e con quale tipo di impegno, diciamo, si lavora si entra a far parte del sistema del servizio civile. E quindi complesso anche perché dà titolo, diciamo, a operare nel servizio civile in Italia. Attualmente abbiamo una ripartizione di questo genere tra enti del terzo settore ed enti pubblici, quindi diciamo possono essere accreditati tutti gli enti del terzo settore e possono essere ovviamente accreditati tutti gli enti locali, i comuni, le province, non le regioni, perché le regioni insieme al Dipartimento svolgono un ruolo di diciamo inerente, coadiuvano le attività di valutazione, quindi come tali non possono essere iscritti all'albo SCU. Quando ci si iscrive bisogna individuare un settore, ok? Un settore di riferimento. I settori di riferimento
diciamo attualmente presenti nell'albo sono queste che vi mostro nella slide. Vi do anche, diciamo, com'è la geometria all'interno dell'albo, cioè la fanno chiaramente da padroni l'educazione, la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, turismo sostenibile, sociale, lo sport, e anche l'assistenza, che è uno dei pillar, diciamo, che storicamente ha sempre diciamo governato il servizio civile, i ragazzi volontari, diciamo, che sono, non so, della Croce Rossa, sono visibili proprio sul territorio, identificabili in modo molto chiari, sono tanti e fanno il servizio civile. Alcuni rimangono come volontari, no? Diciamo, e rimangono anche dopo i 12 mesi e magari sono affiliati all'organizzazione in modo pluriennale, però sono proprio, come dire, sono i must, cioè sono proprio i fondamenti del servizio civile da sempre. Anche l'educazione promozionale e culturale è è anche turistica, cioè c'è la valorizzazione del territorio forte sul servizio civile, che opera a livello comunale nei piccoli comuni in modo molto importante, anche presso Proloco, diciamo. Questi sono ambiti e bacini di servizio civile interessanti, che da sempre hanno attratto sia i ragazzi che gli enti che hanno operato in questi settori. C'è l'estero, con la promozione della pace tra i popoli, chiaramente, e la difesa non violenta e non armata, e agricoltura in montagna, quindi la protezione e l'agricoltura sociale, protezione civile, e patrimonio ambientale, protezione ambientale, che stiamo, tra l'altro, sulla quale c'è un impegno molto importante del Dipartimento, proprio anche perché c'è, accanto alla trasformazione digitale, c'è anche questa trasformazione chiaramente sostenibile, in ottica di sviluppo sostenibile, che è un altro tema importante sul quale stiamo lavorando in modo analogo a quanto stiamo facendo sul digitale. Allora, quando vi qualificate sull'albo come ente titolare o come ente di accoglienza, dovete quindi individuare qual è il settore nel quale voi non vorreste, ma avete expertise, cioè qui stiamo parlando di un'esperienza consolidata che noi, diciamo, valorizziamo e valutiamo quando chiedete di entrare nell'albo. Chi sono i soggetti iscrivibili? Soggetti pubblici, qui molte domande in chat, attenzione, sono soggetti no profit che possono entrare a far parte con una titolarità, quindi come soggetti titolari di accreditamento nell'albo, e quindi soggetti pubblici o privati. E trovate nelle disposizioni, ve le mostrerò alla fine, tutti i requisiti che riprenderò anche in queste slide, soggetti pubblici e privati, ma in possesso dei requisiti giuridici, quindi essenzialmente no profit, che possono essere iscrivibili all'albo come enti titolari o come enti di accoglienza. E i requisiti, ecco, i tempi li trovate nelle norme, requisiti pubblicati, diciamo, sul sito del Dipartimento, qui i riferimenti. Quali sono i requisiti essenziali per un ente titolare? Quindi, ripeto, assenza di scopo di lucro e poi una serie di capacità organizzative che noi andiamo a valutare, quindi quelle di possibilità di impiego, di un rapporto di servizio civile con i ragazzi. Quindi c'è tutto un impianto volto a valutare la capacità organizzativa degli enti, sia in termini di disposizione di sedi che in termini di apparati gestionali, quindi proprio risorse umane da dedicare al servizio civile. Vi richiamo sul punto D, no? Svolgimento di un'attività continuativa di almeno 3 anni in uno dei settori che vi ho appena mostrato. Quindi quelli sono settori su cui voi dovete avere una comprovata esperienza per poter accogliere i ragazzi e quindi, diciamo, avviare un progetto di servizio civile. Assenza di ovviamente erogazione di misure interdittive ai sensi del decreto legislativo, quello lo potete vedere. Ecco il punto F, sistemi funzionali che da noi sono valutati, che garantiscano corretta gestione di alcuni aspetti del servizio civile, sistema di selezione dei voli operatori volontari, sistema di formazione degli operatori volontari, il sistema di monitoraggio e poi i sistemi di
di gestione dei risultati, insomma, e su questo, come sugli ultimi due, monitoraggi, analisi impatto e valutazione dei risultati, stiamo lavorando anche noi proprio per, diciamo, rafforzare i sistemi di gestione attualmente degli enti. Sugli altri immagino che non ci siano problemi, sono identità elettronica chiaramente, PEC, web, indirizzi mail e l'ultimo, ma non il K, non per questo meno importante, l'atto di designazione del responsabile per il trattamento dei dati, che è un atto obbligatorio chiaramente, in quanto gestirete di fatto chi entrerà con titolarità, gestirà ragazzi con un rapporto continuativo, anche diciamo proprio con la presenza del ragazzo volontario, con la sottoscrizione, diciamo, dell'orario d'ingresso, di chiusura, è proprio un vero e proprio rapporto di collaborazione, per cui è necessario assolutamente l'ottemperanza al GDPR e comunque la definizione di un responsabile per il trattamento dei dati, ci sono dati sensibili ovviamente dei ragazzi. Analoghi i requisiti, diciamo vicini requisiti per gli enti di accoglienza, che anche questi devono, diciamo, non assenza di scopo di lucro e aver dimostrato di aver svolto un'attività continuativa nel settore che indicano. Qui, diciamo, c'è un'assunzione di impegno da dover, quindi l'ente di accoglienza non deve avere, diciamo, necessariamente una propria capacità gestionale, ma deve, col punto D, di fatto attestare con una dichiarazione di impegno che fa, diciamo, la propria volontà, diciamo, la dichiarazione di impegno di fatto è già precompilata sul Dipartimento, è un impegno a sottoscrivere, diciamo, alcuni requisiti che noi indichiamo come essenziali. Anche qui anche la capacità bene o male di esibire le informazioni su web per la trasparenza, interagire via email e l'identità elettronica e per interagire con noi sia nella presentazione dei programmi che nella gestione dell'albo. E attenzione, la finestra quando iscriversi, ecco, dal 1 maggio al 31 ottobre, quindi noi perché poi a novembre, diciamo, partono la batteria degli avvisi, quindi noi diamo spazio agli enti per iscriversi sia come ente titolare che ente come di accoglienza dal 1 maggio al 31 ottobre. E chiaramente il processo di iscrizione è un processo complesso e che prevede molti controlli sulle sedi che voi presentate come sedi che ospiteranno i ragazzi del servizio civile, e su cui ci saranno tutti i controlli in termini di capienza, di capacità proprio e in termini di sicurezza sui posti di fatto di lavoro, ma anche sui sistemi che voi presentate per a supporto delle attività dei ragazzi, quindi il sistema di formazione, il sistema di selezione dei ragazzi, ecco, su questo ci esprimiamo ed eventualmente con un parere positivo o meno proprio in fase di accreditamento. La finestra temporale si chiude il 31 ottobre, questo per darci modo di diciamo completare tutte le iscrizioni che chiaramente poi potranno dar luogo a partecipazione ai nostri avvisi. Se volete invece partecipare come rete o comunque vedere quali sono i soggetti che oggi sono nell'albo, voi potete direttamente al link che vi do qui in testa a questa slide accedere al sito, all'albo. Ok? C'è l'albo completo che è libero e pubblico, quindi potete scaricarlo o con il filtro di ricerca potete andare, secondo le dimensioni che vi diamo, andate a interrogare l'albo territorialmente, no? Tipologia, diciamo, denominazione se l'avete. E quindi in questo modo, diciamo, voi potete già capire chi sono i soggetti titolari, che a mio avviso per poter partecipare subito è una condizione ideale, e chiaramente interagire immediatamente, diciamo, con un soggetto che eventualmente vi è vicino, cioè che forse già conoscete o che comunque con il quale stabilire una relazione e iniziare, diciamo, come dire, proprio a codificare degli accordi. È chiaro che gli enti di servizio civile conoscono perfettamente l'impianto che vi ho descritto, ok? Operano nel nostro settore da anni, quindi sono i soggetti
che meglio si prestano, come dire, a entrare con disinvoltura in tutte, diciamo, in tutto il bacino procedimentale, che come vedete è vasto, del servizio civile. E, l'iscrizione è online, quindi tramite SPID si entra, e lo SPID deve essere quello del rappresentante legale dell'ente, e quindi l'operazione va, diciamo, eseguita proprio da parte dell'ente titolare, diciamo, dell'accreditamento, che poi potrà comunque definire al suo interno una serie di delegati che è inutile, non vi tedio, diciamo, come guidati dall'interfaccia dell'applicazione, ma il primo input è comunque dato dal legale rappresentante. Attenzione, che abbiamo apportato tantissimi nell'ultimo anno, tantissimi modifica il sistema, insomma l'albo è digitale attualmente, questo è anche un successo del Dipartimento delle Politiche Giovanili, che ha introdotto, diciamo, un sistema completamente digitale di accreditamento e che quindi ci consente di fare un boarding, cioè online, una serie di controlli e guidarvi anche nell'imputazione dei dati, ovviamente controllata. Quindi, diciamo, qui ho riassunto alcune delle ultime funzioni, anche quella di georeferenziazione delle sedi, ok, su cui abbiamo avuto storicamente molte difficoltà. Attenzione, ci vuole proprio un indirizzo, ovviamente, che è riconosciuto. Noi la sede la dobbiamo, come dire, poter visualizzare nei suoi connotati essenziali. La sede è un posto dove deve esserci un presidio per i ragazzi volontari, è la sede che accoglie i ragazzi volontari, quindi, diciamo, c'è un massimo controllo sul concetto di sede, che non può essere, diciamo, una sede di rappresentanza, ma deve essere una sede con un impianto anche gestionale che accoglie il ragazzo di servizio civile. La generazione della domanda viene fatta assolutamente online, quindi diciamo che il popolamento del sistema è guidato e la domanda va firmata digitalmente dal responsabile legale dell'ente che propone, diciamo, il suo accreditamento, e avviene in modo automatico sia la registrazione che la protocollazione, quindi stiamo parlando di un sistema digitale a tutti gli effetti. Ovviamente, qualora voi entraste o come ente di accoglienza, quindi diciamo un ente di secondo livello, fatemi dire, o con una richiesta di partecipazione di rete o di partnership, è l'ente titolare che modifica i propri dati, diciamo, in modo opportuno, affinché noi possiamo per attivare le nostre fasi, insomma, di controllo e di check. L'ultimo punto elenco, nel punto elenco richiamo. Richiamo l'antimafia. Ecco, il procedimento più oneroso nella fase di accreditamento è il procedimento che facciamo con il Ministero degli Interni e con le prefetture italiane per i controlli dei ruoli e quindi per l'antimafia. Questo è un procedimento molto delicato, come sapete, che noi ovviamente siamo tenuti ad eseguire su tutti i soggetti che partecipano al servizio civile, che hanno titolarità, diciamo, anche solo potenziale di programmi di servizio, su programmi di servizio civile. Non so se sapete, comunque la banca dati, il BDNA, la banca dati nazionale dell'antimafia, prevede un accesso che, insomma, è assolutamente riservato e noi abbiamo accesso a questa banca dati, e il procedimento per legge è fissato e vincolato ai 6 mesi. Quindi entro i 6 mesi dalla richiesta ci verrà fornito l'esito del controllo antimafia. Noi agiremo, quindi lo dico prima, quindi le nostre disposizioni portano all'interno questo termine massimo come iscrizione, un termine che però è largamente, diciamo, voglio dire, gestito, perché, diciamo, noi comunque accreditiamo e poi, diciamo, l'accreditamento chiaramente decade qualora ci fosse un esito positivo del controllo antimafia. Vi richiamo ai link, assolutamente c'è tanta documentazione da acquisire, ovviamente noi siamo a disposizione, tutto il mio servizio è a disposizione per guidarvi qualora voi vogliate intraprendere il procedimento di accreditamento. Trovate le nostre circolari pubblicate sul sito e qui vi do il link e questi sono chiaramente i nostri indirizzi di riferimento e vi rispondiamo, insomma siamo pronti a guidarvi per tutte le fasi successive, speriamo largamente possano essere interessanti per voi. Ora è finito,
se vogliamo, insomma, possiamo aprire le domande, Roberta. Benissimo, Silvia, grazie molte. Sì, sono arrivate moltissime domande. Allora, adesso non so se siete riusciti ad accedere, le abbiamo messe tutte nel file condiviso, adesso la collega Daniela vi ha messo di nuovo il link, così potete entrare. Le ho suddivise, erano una parte per Nello e Luca, c'è solo una domanda forse sulla parte di Paolo e chiaramente moltissime sull'adesione. Quindi ditemi se riuscite a vederle. Ok. Perfetto, vedo Nello, quindi magari Nello puoi iniziare tu. Sì, in realtà io avevo visto un'altra domanda a cui rispondere. Vai pure, vai. Una era relativa al programma quadro e quindi al fatto che si diceva che soggetti beneficiari non dovessero essere coinvolti in percorsi di educazione formale, quindi non studenti universitari che già usufruiscono, diciamo così, dei percorsi di educazione formale. Così questo, questo però non toglie il fatto che possano essere presentati progetti più complessivi in cui ovviamente il beneficiario principale è la famiglia, la comunità di territorio o altre fasce di popolazione che in questo momento non usufruiscono di educazione formale e che comunque il progetto per realizzarsi accompagni nell'accompagnamento, diciamo, verso queste fasce possa anche coinvolgere studenti universitari. Però ovviamente non possiamo parlare di progetti specifici su quell'area di soggetti che appunto usufruiscono anche di altre iniziative già di educazione formale. Sull'altra domanda che vedevo nella insomma che era un po' rivolta a noi, aspetta che riprendo il diciamo che lo porterei sempre sul fronte delle domande tecniche, cioè se il soggetto privato non è non profit, in che tipo può in che modo può essere attivato e quindi in che modo può partecipare, collaborare. Su questo appunto magari Silvia tecnicamente può dare meglio la risposta, però diciamo l'esclusione è chiara rispetto all'accreditamento nell'albo del Servizio Civile Universale, mentre c'è ovviamente possibilità sul fronte delle partnership. Però insomma appunto da questo punto di vista la risposta di Silvia da un punto di vista tecnico può soddisfare completamente l'esigenza anche rispetto alla possibilità di partecipazione delle società in house, società pubbliche e rispetto al vincoli dimensionali. Penso che su quelle le considererei le domande tecniche in cui corrisponde in maniera globale Silvia. Sul sistema, prego Paolo. Dunque, il sistema di monitoraggio e knowledge management, che esitiamo a chiamare piattaforma, ma di fatto, per intenderci, ci va abbastanza vicino, è un sistema che abbiamo sviluppato nell'ultimo anno, al quale sia i referenti dei programmi e dei progetti che i volontari che diventeranno facilitatori si connetteranno
potranno connettersi con credenziali e accedere al sistema appunto di knowledge management, che significa produrre la produzione di documenti e l'accesso a documenti legati sia alla policy che ai programmi e ai progetti, la costruzione di una community che può, diciamo così, calibrare le proprie attività, i propri interventi su ciò che stanno facendo anche gli altri, ma forse ancora più importante, all'interno del sistema sarà possibile utilizzare gli strumenti base per raccogliere i dati relativi ai momenti di facilitazione. Quindi, e raccoglierli in modo automatico, quindi ad esempio i dati dei cittadini e dei momenti di facilitazione, che sono comunque utili a informare anche le milestone e gli obiettivi del progetto, verranno raccolti in modo automatico, banalmente durante l'attività di facilitazione o di educazione digitale, nel momento in cui il facilitatore apre un device digitale e incontra un cittadino. E a regime questo sistema connetterà un po' tutti gli enti di servizio civile che hanno presentato un programma nella call digitale del servizio civile universale e tutti i facilitatori in Italia, che alla fine dei 3 anni saranno stati 9.600 volontari, oltre a tutte le altre esperienze legate all'altra misura, che è la 1.7.2, cioè quella della rete dei servizi di facilitazione. È un'infrastruttura per le attività di facilitazione digitale che abbiamo sviluppato con un grande lavoro del Dipartimento durante l'ultimo anno. Non so, Nello, se vuoi aggiungere qualcosa sulla piattaforma. Credo di no, perché c'è molto spazio, cioè ci sono molte domande a cui rispondere. Il sistema sarà sviluppato e sarà pronto per l'utilizzo da parte dei volontari e degli enti che utilizzano che presenteranno dei programmi di servizio civile digitale. Prego. Vado. Allora, le domande sono veramente tante, quindi non per deludervi, ma è difficile rispondere in 5 minuti, quindi io direi che rispondo a quelle che ho identificato come magari un pochino più core, ripromettendomi assolutamente di pubblicare in tempi brevi FAQ sulla piattaforma, perché insomma non si riesce, rischierei di essere, diciamo, come dire, anche imprecisa. Società in house, allora, società pubbliche profit non possono essere titolari di accreditamento, non possono essere enti di accoglienza, quindi diciamo non possono essere titolati ad entrare nell'albo in termini di iscrizione nei due ruoli, possono entrare come partnership o quindi con accordi di rete o di partenariato, specificando il livello di intervento che intendono, diciamo, vogliono fare, cioè che tipo di attività andranno a condurre in seno al progetto. Quindi questo è possibile, e quindi diciamo in questi termini possono contattare gli enti di servizio civile e stabilire con loro un perimetro di collaborazione. Chiaramente il perimetro di collaborazione significa, diciamo, qual è in seno al progetto l'attività che loro faranno, cioè che l'ente, la società in house, sarà in grado di fare, di erogare nei confronti dei ragazzi, ok? Cioè quindi non stiamo pensando a cosa il ragazzo potrà fare per la società in house, ma cosa la società in house potrà mettere a disposizione del progetto di servizio civile, in termini ovviamente di competenza o di attività. Quindi ecco, cioè attenzione che su questo, diciamo, è molto importante, cioè la società di informatica non potrà prendere il servizio civile, il ragazzo di servizio civile, e impiegarlo su una delle proprie attività, no? Di produzione, che tra l'altro è un'attività profit, ecco, per capirci. Su questo chiaramente c'è l'attività di controllo del Dipartimento, che si esplica sia in fase progettuale, cioè in fase di valutazione dei progetti, che poi in itinere con attività in itinere di ispezione e di controllo, che il Dipartimento, non la mia struttura, ma fa di consueto, anche in relazione a segnalazioni che possono venire da parte dei ragazzi. Allora, poi
test center e i CDL che risultano, chiaramente i test center e i CDL possono collaborare insieme ai progetti nella modalità che ho appena descritto, cioè chiaramente non possono, i test center non possono essere titolari di un accreditamento, ma chiaramente abbiamo parlato di certificazione, quindi diciamo che possono ovviamente contattare gli enti di servizio civile e stabilire un accordo con loro per l'erogazione eventualmente di certificazioni, sarebbe anzi anche, diciamo, ottimo e auspicabile. Programma quadro, diciamo, qualcuno chiede sulla tipologia 2 dei chiarimenti, no? La specifica per il prossimo anno. Allora, praticamente stiamo parlando della tipologia 2, sono l'educazione digitale, quindi tutti i progetti che andranno verso l'educazione digitale a chi? Allora, si può andare, diciamo, i soggetti sono o la comunità tutta, o soggetti fragili, categorie di persone particolari, anche studenti. Quindi diciamo che la tipologia 2, che è l'educazione digitale, si rivolge, come dire, o alla comunità nel suo complesso, a categorie specifiche di persone, tra quali ci sono anche gli studenti, persone fragili o comunque categorie, diciamo, come dire, che hanno un disagio. Ok, sto cercando di saltare dando un attimo e mi ripropongo comunque di metterle insieme e di organizzare le FAQ, perché mi rendo conto che sono importanti e va assolutamente... Allora, perché una è che caratteristiche deve avere un ente per essere ammissibile con sede di attuazione facendo parte dell'articolazione organizzativa di un altro ente? È sufficiente un accordo di tipo contrattuale? Chiaramente sì. Quindi noi andiamo a vedere i contratti di locazione delle sedi, cioè quando parliamo di sedi noi dobbiamo avere un accordo che è un accordo di possesso della sede a vario titolo, no? Cessione a vario titolo, affitto, proprietà, quindi diciamo sì, si può ricorrere a una rete, le reti sono mille, no? Reti intendo a un reticolo di relazioni con gli enti, chiaramente, e queste le possiamo vedere in tutta la loro fattispecie, potete sicuramente sottoporcele via email, sono infinite le geometrie che potete creare, chiaramente il concetto è che potete usare una sede, ma che ci dovete dimostrare il titolo, cioè non è possibile utilizzare una sede se non c'è un titolo che ve ne dà titolarità, quindi per esempio un affitto, una locazione di un certo tipo. Okay. Le 16 ore di formazione centralizzata avranno un calendario che verrà chiaramente fissato a monte, quello che stiamo facendo ora è un calendario in itinere e per chi partecipa ci scusiamo a priori, però è quello della sperimentazione, quindi del primo anno pilota, quindi è chiaro che anche per noi è un pilota, diciamo, un esercizio pilota, la messa a disposizione dei contributi, per cui attualmente le 16 ore di formazione hanno un calendario che abbiamo annunciato, come dire, mentre il progetto è in corso. Questo non succederà dal prossimo anno, abbiamo ben chiari gli interventi, ben chiari i vostri commenti, ben chiari i contributi, il calendario sarà pubblicato come sempre prima della partenza del progetto, in modo tale che il progetto possa essere ben organizzato nella sua interezza. Le regioni non possono partecipare come partner, come rete, scusate ma salto da un punto a un altro, cerco di rispondere un po'. Le regioni non possono partecipare come partner e nemmeno come soggetto di rete, sono coinvolte nel processo come interlocutore, diciamo, accanto al dipartimento, non hanno titolo, quindi non possono presentare progetti. Per ente del terzo settore, certo, si intende enti iscritti a RUNS, ma non è necessario come prerequisito l'iscrizione a RUNS. Quindi chi ancora non è iscritto a RUNS può dimostrare di essere un terzo settore, cioè l'albo del servizio civile è nato prima del RUNS, attualmente non c'è una portabilità dei controlli, no? E quindi chi non è ancora iscritto a RUNS di fatto può comunque scrivere, sono indipendenti, ecco, i due albi, quindi poi noi ribattiamo tutti i requisiti, diciamo, anche se non c'è l'iscrizione a RUNS, che quindi non è un prerequisito. Diciamo che
Allora, sul fatto di potersi presentare come titolarità di iscrizione e poter partecipare al prossimo avviso, diciamo che noi ovviamente metteremo in priorità le nuove iscrizioni, quindi su questo avete visto, potete presentare le vostre iscrizioni, nuove iscrizioni fino al 31 ottobre e noi cercheremo chiaramente di mettervi nella condizione di partecipare all'avviso, cioè chiaramente accreditando, facendo i controlli, accreditando. Laddove però ci fossero situazioni di anomalia, chiaramente non ci fermeremo, cioè noi abbiamo 6 mesi per completare un processo di accreditamento, quindi diciamo la situazione, se i controlli vanno tutti a buon fine, se la domanda è, noi possiamo diciamo procedere. Qualora ci fossero invece quello che noi chiamiamo articoli 2, applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 10, cioè di tutti quelle i soccorsi che dobbiamo necessariamente far partire per potervi accreditare, chiaramente è un accreditamento che tra virgolette viene attenzionato e da problemi, per cui il tempo che è veramente esiguo, perché sarà un mese per completare l'accreditamento eventuale, non potrà essere possibile. Ripeto, da circolare, se ci sono delle, come dire, peculiarità, patologie, la circolare, diciamo, le recita, dà a disposizione 6 mesi di tempo per concludere i tempi di accreditamento, quindi insomma ce li prenderemo, non potremo fare altrimenti. Questo per gli enti titolari. Sempre per l'ente di titolari. Invece gli altri? Per gli enti di accoglienza, diciamo, potremmo andare tranquillamente. Cioè il processo grosso che è che l'ente di accoglienza ha comunque l'antimafia. Quindi se noi riceviamo delle positività in quel senso ci fermiamo automaticamente. Quindi se ci sono positività nei profili, diciamo, delle persone giuridicamente rilevanti dell'ente d'accoglienza, ovviamente il processo di accreditamento viene fermato e diciamo si chiede la sostituzione e formulazione dell'istanza. Allora io diciamo, ripeto, ce ne sono ancora alcune non se sono attività già dichiarate nella coalizione possono andare bene. Allora attenzione, non è che la coalizione entra onboarding nel servizio civile universale, diciamo, possiamo portare onboarding, ci dovrà dimostrare tutto quello che noi chiediamo chiaramente nelle attività, se voi le svolgete da 3 anni nell'ambito della coalizione, vediamo come le svolgete, saranno valutate in sede di accreditamento. Quindi il senso di questa domanda non mi è chiarissimo, cioè voi dovrete presentare tutta la domanda, non basterà dire sono presente nella coalizione, no? Cioè dovrete presentare tutti gli atti che servono a inservirvi nell'albo di servizio civile che sono previsti nella disposizione. La vostra esperienza, immagino facciate riferimento a questa, deve essere comprovata. Comprovata, ecco, una partecipazione alla coalizione, l'andremo a valutare, cioè quella è proprio una valutazione che noi faremo. Quindi dovete specificare che tipi di attività nel settore che voi richiederete sono inerenti, voi avete esercitato nell'ambito della coalizione, noi le andremo a valutare con molta tranquillità. E quindi diciamo se è un'esperienza, un'attività diciamo ovviamente attinente, sarà valorizzata e quindi diciamo potrà essere ovviamente il nostro esito è positivo. Allora ci sono tanti dettagli, la mia proposta una è sulla scusa qui. Silvia, forse una su quella sulle scuole. Le scuole mi sembrava di aver risposto, volevo farlo per prima. Le scuole chiaramente possono partecipare, attualmente sono enti di accoglienza, per lo più sono già presenti, non c'è una titolarità del MIUR necessaria, ma gli enti, vi posso dare la geometria, la potete stabilire voi, quindi diciamo non c'è, ora non la ritrovo tra queste, ma la domanda l'avevo vista, era di questo tipo, no? Quindi le scuole si possono assolutamente presentare. E si possono, come dire, collegare con degli enti titolari che agiscono magari sul territorio, non necessariamente con il MIUR, che diciamo su questo è anche meno sensibile a livello di titolarità di progetti di servizio civile. Quindi vi faccio l'esempio: in Sicilia ci sono moltissime scuole, c'è una rete di enti di servizio civile che peraltro operano con grande attenzione e anche diciamo pertinenza, e ci sono enti del terzo settore che sono titolari e hanno delle scuole che diciamo ruotano ruotano intorno alla titolarità data da un ente per esempio del terzo settore. E sono tante le esperienze delle scuole, ne abbiamo tante soprattutto in alcune zone d'Italia, e sono anche proficue perché ci sono dei professori veramente illuminati, ecco ce ne abbiamo alcuni
alcuni che proprio collaborano con noi, diciamo, attivamente. È molto interessante come sta. E quindi potete sicuramente farlo, non necessariamente con il MIUR, che, ripeto, diciamo, non è l'organismo preposto attualmente, diciamo, in modo più forte ad avere titolarità di programmi, semplicemente perché ha delle finalità anche diverse, ma anche semplicemente con accordi che voi stipulate su territorio con soggetti già accreditati, quindi con molta diciamo, come dire, libertà, ripeto, di geometria, che insomma è assolutamente anche auspicabile, perché questo rapporto di contaminazione abbiamo visto che è assolutamente fruttuoso. Allora, io le domande le conservo chiaramente e propongo anche ai colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale, in realtà il numero per voi sono un paio di domande, però insomma possiamo metterle insieme e produciamo delle FAQ che mi sembra, insomma, magari io le metto insieme, soprattutto quelle che danno i requisiti per l'accreditamento, e cerco chiaramente di rispondere proprio, diciamo, in modo diretto, con delle FAQ a stretto giro, chiaramente. Perfetto, grazie quindi, Silvia, per aver risposto. Sì, le domande erano tantissime, come sempre sulle modalità di adesione sicuramente c'è molto interesse, ne sono state fatte anche adesso di seguito, ma non possiamo più continuare, quindi direi che, diciamo, però, che esatto, renderemo disponibili le FAQ. Non so se ci sia anche un indirizzo di posta elettronica che si può suggerire, al quale fare richieste, o dove saranno disponibili le FAQ? Allora, noi abbiamo diciamo la posta scd@servizio civile.it, direi di usare questa, e lì potranno chiaramente le domande, insomma, poi noi le prenderemo e risponderemo, però via FAQ, no, one to one, in modo tale da tenere, diciamo, i collettori, perché se no il rapporto 1 a 1000 e diciamo diventa anche ingestibile. Perché effettivamente poi le FAQ sono utili per tutti, certo. Quindi noi risponderemo, già lo dico, quindi l'indirizzo di posta elettronica è sct@serviziocivile.it. Formulate i vostri quesiti, noi risponderemo, diciamo, via FAQ, quindi questo sarà l'indicazione, sul nostro sito peraltro, quindi diciamo vi daremo riferimento, magari ecco il sito del Formez redireziona sulla sezione FAQ, che è disponibile nel sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili. Perfetto. Va bene, allora direi che possiamo chiudere. Grazie a tutti per la disponibilità. Vi ricordo, l'avete chiesto molte volte in chat, le slide sono già presenti su Eventipia, e mentre da questo pomeriggio sarà disponibile anche la registrazione del webinar. Quindi troverete tutti i materiali sulla scheda a partire dalla quale vi siete iscritti. Grazie a tutti i relatori per la disponibilità. Arrivederci e buon pomeriggio e buon fine settimana. Arrivederci a tutti e grazie dell'attenzione. Arrivederci. Grazie, arrivederci.